dagli studi di Gilda TV per sfogliare insieme a voi, professione docente di novembre, la rivista bimensile diretta da Renza Bertuzzi. Nell'editoriale Renza Bertuzzi si chiede se le proteste dei docenti contro la buona scuola sono state inutili e se ha ragione il Presidente del Consiglio a sostenere che i sindacati non servono, anzi sono un ostacolo all'innovazione. L'articolo prosegue a pagina 6 e 7, dove Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della GIDA, intervistato da Renza Bertuzzi, esamina la legge 107 ed evidenzia ciò che le lotte dei docenti hanno salvaguardato: la libertà di insegnamento, le competenze degli organi collegiali, gli scatti d'anzianità e l'aspetto più negativo degli ambiti territoriali. Ma neanche le grandi mobilitazioni sono riuscite a fermare i nuovi poteri attribuiti ai dirigenti scolastici e la divisione della categoria in due. Continuando a sfogliare la rivista, troviamo i comunicati stampa della Gilda contro la legge di stabilità che prevede di rinnovare il contratto dei docenti con una cifra pari a 4 caffè al mese, contro il tentativo dei dirigenti di arrogarsi poteri non previsti dalla normativa, e con il resoconto del fallimento dell'incontro tra il ministro Giannini e i sindacati. A pagina 3, uno sguardo all'angolo legale della Federazione Gilda UNAMS, con gli articoli dell'avvocato Tommaso De Grandis, Rosario Cutruppia e del gruppo di Firenze. Con la legge 107, quest'anno entra in vigore il put-off. Gianluigi Dotti, autore dell'articolo a pagina 4, invita i docenti a seguire con attenzione l'elaborazione di questo piano per garantire a tutti i docenti il rispetto della libertà di insegnamento e per decidere collegialmente i criteri, le modalità e gli strumenti da utilizzare per l'organico potenziato. Un altro punto di attenzione, scrive Dotti, è l'elezione del comitato di valutazione. Contestato nelle piazze, è diventato legge. Ma i collegi possono, suggerisce l'autore dell'articolo, trovare strategie per limitare i danni. L'articolo lo potete leggere a pagina 5. Modello quello gerarchico che non è più in uso nelle imprese moderne, perché è il risultato, con tutta evidenza, che non migliora la produttività. Al contrario, ma non bisogna essere dei geni dell'organizzazione scolastica per rendersene conto, basta frequentare le aule scolastiche, cosa che chi ha scritto la legge evidentemente non ha mai fatto. Nella scuola la produttività aumenta solo se l'organizzazione è di tipo collaborativo, nella quale chi comanda coordina e non ne ordina. A pagina 8, una controriforma che investe la scuola da 0 a 6 anni. Il riordino di questo segmento di istruzione, scrive Fabrizio Revesek, consente di introdurre una flessibilità che va contro la professionalità dei docenti della scuola dell'infanzia. A pagina 9 Fabrizio Revesek ci parla della nuova riforma di alternanza scuola-lavoro che investe con tempo e risorse tutte le scuole superiori. L'obbligatorietà di stage in aziende introdotta dalla legge 107 è, secondo Revesek, un altro tassello della riforma del mercato del lavoro e della lotta di Renzi contro il sindacato. Con uno sguardo al presente e uno al passato, Piero Morpurgo confronta a pagina 10 il diritto di istruzione. Oggi, scrive l'autore, in Siria 5 milioni di bambini non possono frequentare la scuola perché le scuole sono state distrutte o sono teatro di guerra. Mentre in passato, durante la Grande Guerra del 1917, il diritto di istruzione è stato difeso strenuamente dai paesi in guerra. Pagina 11 è dedicata al professor Giorgio Israel, scomparso recentemente. Lo ricordano Fabrizio Rebesce e Piero Morpurgo. Anche la redazione di Gilda TV, a cui Israel ha rilasciato numerose interviste, si unisce al ricordo riconoscente di questo infaticabile studioso che si è battuto contro tutte quelle riforme che introducevano aspetti tecnocratici e aziendalisti nella scuola, difendendo l'autorevolezza di questa istituzione. Nell'ultima pagina di questa rivista possiamo leggere la lettera di Rino Di Meglio scritta ai docenti in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti il 5 ottobre scorso. Una docente ha chiesto a Gilda TV di spiegare quali sono stati i cambiamenti dalla prima stesura alla legge definitiva riguardante gli ambiti territoriali. Questa è la risposta di professione docente.
Nel primo testo gli abiti venivano fatti valere per tutti immediatamente, anche per i docenti di ruolo, con titolarità nella scuola. Il docente di ruolo poteva permanere nella scuola previo assenso del dirigente. In pratica doveva partecipare, come gli altri, alla domanda di assegnazione alla scuola, dopo i primi 3 anni e dopo ogni 3 anni. Con il testo definitivo, il docente di ruolo, se non chiede mobilità volontaria o non è dichiarato soprannumerario, rimane sempre incardinato nell'organico dell'istituto, anche contro la volontà del dirigente. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per il prossimo numero di...